Ciao ragazzi e benvenuti. Oggi parliamo di Giorgio Meyer. Oggi parliamo di questo super batterista e andiamo a rosicchiargli e rubacchiargli qualcosa dal suo drumming. I don't need no alcohol. Don't need no rock and roll. Oh boy. I don't need your money. I don't even need your brain. State pensando che adesso io vi dica di iscrivervi al canale, di cliccare sulla campanellina per attivare le notifiche, di andare sui miei social e tutto? E invece non ve lo dirò. Cioè, vabbè. Allora, Giorgio Meyer. Ragazzi, Giorgio Meyer ha un bel po' di cose da rubare. Ha un bel po' di cose fighe. Come troppo così. È un batterista pazzesco, se non lo conoscete andate a cercarlo subito. Ha veramente un sacco di roba da prendere e dire la voglio fare anch'io. Oggi vi voglio mostrare una cosa che secondo me è utile. Non utile solo a dire lo fa Giorgio Meyer, lo faccio anch'io, che figata. Più che utile, utilizzabile in qualsiasi genere e in un sacco di canzoni. Oggi vi voglio parlare di Giorgio Meyer, ma vi voglio parlare soprattutto di Sidestick. E voi mi direte, sì vabbè, il Sidestick lo usa chiunque, lo usano in tutti i generi, ma attenzione, Giorgio Meyer usa i sidestick in maniera diversa e quindi oggi vi voglio far vedere quanti sono. 6 tipi di sidestick diversi, quindi partiamo subito. Allora, primo modo, bello che mi si vede solo la bocca. Il primo modo è quello normalissimo, cioè suonare il sidestick normalmente. E mi direte, sì, lo sappiamo fare, Luca. Però, attenzione, due consigli. Una cosa importantissima è trovarsi il proprio suono, nel senso, a me piace questo suono qua, però a un altro può piacere questo, a un altro può piacere questo. Quindi come si fa a trovarsi il proprio suono? Praticamente andate in giro per il rullante, partite magari con la bacchetta attaccata al bordo e il suono non sarà con la bacchetta attaccata al bordo, mi raccomando, e poi andate avanti. Quando trovate il suono che vi piace vi fermate e rimanete lì, cercate di focalizzare e capire bene dove siete sul rullante, così che pian pianino col passare del tempo vi mettete a fare il sidestick e avete direttamente quel suono lì. Seconda cosa, cercate di tenere la bacchetta sempre con pollice e indice, ovviamente, però le dita devono andare un pelino più basse della bacchetta, vedete? Che passi un pochettino di dito. Perché questa cosa? Perché ovviamente, ragazzi, le dita non troppo, non così, anche perché sennò non riusciamo a suonare e soprattutto ci facciamo del male alle dita. Così che quando suonate un colpo riusciate a tenere la bacchetta un pelino più alta del cerchio. Perché? Un po' per il suono, perché comunque risuona un pochettino di più. E poi perché rende molto più suonabile il sidestick. Ho detto rimshot fino adesso? No, sidestick. Soprattutto se dobbiamo fare le cose un po' più veloci. Anche se vogliamo fare delle ghost ci aiuta questa cosa. Non lo sapevate che si potevano fare le ghost anche col sidestick, eh? E invece sì, guardate. Rimaniamo con la camera uguale per il secondo modo. Passiamo al secondo modo che è la stessa cosa. Però cambia che prima vi ho detto, cercatevi un vostro suono, un suono che vi piace. Però in realtà, dato che abbiamo tantissimi suoni, cerchiamo di sfruttarli. Ad esempio, se io uso il mio suono normale e poi giro un pochettino la mano in senso orario, in questo modo avrò un altro suono. Quindi posso fare ad esempio, per il modo numero 3 di fare il sidestick andremo a fare una cosa che Giorgio Meyer fa veramente 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 molto spesso. Giorgio Meyer, però non è Giorgio Meyer, ho sbagliato fino adesso, bravo Luca. Andiamo a fare un flam col sidestick con una mano sola. Impossibile. E invece no, noi posizioniamo la nostra mano normale come prima per fare un sidestick normalissimo. Però anziché scendere perpendicolarmente con la bacchetta andiamo verso il cerchio del tom e poi scendiamo a rullante. Quindi questa cosa qua, che sembra quasi un clap.
George Mayer molto spesso qui, anziché avere un tom, ha un charleston di quelli super piccoli, quelli proprio taglienti, e fa la stessa cosa ma con il charleston davanti. Ha un effetto molto molto particolare, molto bello. Per il numero 4 rimaniamo sempre più o meno nel campo dei flam, stavolta però il flam andiamo a farlo con due mani, cioè andiamo a suonare il primo colpo con il side stick normale, quindi un colpo di side stick normale, e successivamente il secondo colpo andiamo a colpire con l'altra bacchetta sulla bacchetta che ha fatto il side stick. Quindi primo colpo, secondo colpo. Io questo tipo di flam me lo vedo, ci sta in un sacco di genere, anche una ballad. Però me lo vedo soprattutto in quei ritmi un po' mezzi storti tra binario e ternario. Potrei un sacco cambiare inquadratura, ma non posso perché devo rimanere sempre qua. Numero 5, ancora flam, stavolta per avere però una dinamica più alta. Quindi stesso uguale, proprio identico, identico a prima, ma anziché andare a fare il secondo colpo sull'altra bacchetta, andiamo a farlo sul rullante. Quindi il primo colpo sarà questo, e il secondo colpo sarà questo. Non è vero, il secondo colpo sarà questo. Quindi in pratica avremo un flam con un side stick e un colpo di rullante stoppato. Sembrano molto simili quello di prima e quello di adesso, però in realtà cambia sia il suono sia la dinamica. Nel secondo abbiamo un pochettino più di armonici, che sono quelli dati dalla bacchetta che suona il rullante. Tra l'altro, questa cosa qua, di avere questi due suoni, è molto bella perché possiamo usarla anche nei passaggi. Se noi facciamo destra, sinistra, cassa, su queste robe qua, incastri di cassa, cose, vi farò un video dedicato. Ultimo, in realtà l'ultimo, cioè il sesto, non è proprio un side stick, però è il fatto di poter avere un sacco di suoni se noi teniamo la bacchetta ferma sul rullante come se avessimo già fatto un side stick e andiamo a suonarla in punti diversi. Cioè avremo un suono in questo punto diverso da questo punto, diverso ancora da questo punto. Questo George Mayer in realtà è da usare così, soprattutto per i passaggi, quindi quindi in pratica adesso cosa dovete fare? Prendete questi sei tipi di side stick e cercate di metterli insieme. Ovviamente il primo è quello più importante, quello che userete più di tutti. Però non è escluso che mentre suonate il side stick normale ogni tanto ci buttate un tipo di side stick diverso che abbiamo visto oggi, che fa colori, che fa bello, che fa un po' diverso anche, perché suonare sempre nello stesso modo ogni tanto rompe un po' le scatole. Quindi provate a metterli un po' insieme, fatemi sapere che ne pensate e soprattutto se ci siete riusciti qui sotto nei commenti. Se vi è piaciuto questo video mettete mi piace, vi ricordo ancora di iscrivervi al canale di... no, non ve lo dico. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao!